Ciao a tutti amici rossoneri, benvenuti e ben ritrovati al ormai nostro consueto appuntamento con le chat, con tanti protagonisti della storia del Milan capaci di scrivere tappe indimenticabili con la maglia rossonera addosso. Oggi torneremo indietro con la macchina del tempo per rivivere insieme la vittoria dell'ultimo scudetto conquistato dal Milan, quello della stagione 2010-2011, il diciottesimo scudetto, e rivivremo insomma quella annata strepitosa con due protagonisti di quel successo come Alexandre Pato. Ciao Alexandre. Ciao Simone, ciao 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 a tutti i milanisti. E con Mario Yepes. Ciao Mario. Ciao Simone, un saluto a tutti la gente milanista. E torniamo indietro con la macchina del tempo a quell'anno 2010-2011 con il diciottesimo scudetto conquistato. E partiamo dalla prima giornata di campionato, Ale, perché arriva il 4-0 a Lecce, tu segni una doppietta, ma in quei giorni avresti poi avuto dei nuovi compagni di reparto, perché cambia tutto sostanzialmente. Partono Borriello ed Huntelaar e arrivano Ibrahimovic e Robinho. È un po' diverso uno dall'altro perché uno è molto serio, molto duro sugli allenamenti, e l'altro è uno che è tutto divertente, sorride tutto il tempo. Quindi hanno fatto un cambio su spogliatoio. Loro hanno portato molto entusiasmo, molta forza, molta tecnica, molta anche i bagagli, perché loro, sai, hanno giocato in tante altre squadre, quindi ha aiutato a tanti a fare delle cose e come. Quelle cose che abbiamo fatto, abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto delle storie, però anche loro due hanno aiutato molto a cambiare in quel periodo la nostra squadra. Mario, per quanto riguarda te invece, come sono stati i primi giorni a Milanello? Era l'anno del tuo arrivo, il rossonero, e ti chiedo com'è andata quella trattativa che ti ha portato al Milan e come hai reagito nel sapere che il Milan comunque ti avrebbe voluto. No, penso che come Ale, no? Manca, sempre ho il ricordo bellissimo del Milan, perché era veramente quando sono arrivato, prima che arrivate, come lo avete detto prima Ale, Ibra e Roby, c'avevamo veramente una squadra forte, già. Quello che ha fatto l'arrivo di Robinho e di Ibra è fare ancora una squadra più forte. E nel senso di come vedo io le cose, era una squadra che aveva molti giocatori con molta esperienza e che questo faceva che noi nuovi ci inserivamo più velocemente a questo che era il Milan. Alex, era anche la prima stagione alla guida del Milan per Massimiliano Allegri e per te che eri già al Milan da qualche anno, quel che ti chiedo è che cosa ha portato di diverso a livello di metodologia di lavoro nello spogliatoio e com'è lavorare con Massimiliano Allegri? Bene, in quel periodo quando si è sistemato tutto, eravamo tutti come diceva Mario, no? Eravamo un gruppo per la voglia di vincere, quindi vedeva dei giocatori già che hanno fatto la storia, no? C'è anche Mario qua, si può anche dare un esempio, perché lui, capitano di Colombia, un grande esempio, e lavorava tanto, tanto duro. Poi è arrivato anche Allegri, lui metteva in campo gli allenamenti un lavoro molto tosto, no? Non lasciava nessuno a respirare, era sempre lì a chiedere ancora di più. E lui ha fatto un bel gruppo, tutti erano lì a sostenerlo, e penso anche il Milan ha dato questo appoggio a lui, gli ha detto guarda vai lì, fai il suo lavoro, quindi tutti i giocatori hanno capito quello che volevano fare e era lì, mancava solo una cosa che io penso che era la volontà dei giocatori e la voglia di vincere, quindi quello che ha fatto che il Milan, noi giocatori, siamo riusciti a fare a vincere il campionato per queste cose qua che tutti volevano giocare, tutti volevano fare bene per Milan, e Allegri anche ha portato questa voglia di vincere. Poi arrivano le vittorie importantissime contro Napoli ed Inter, in quel derby firmato dal rigore decisivo di Zlatan Ibrahimovic. Bene, eravamo tutti lì a posti per prendere una delle squadre più forti in Italia, che è Napoli, no? In quel periodo, come avevo detto prima, eravamo un gruppo molto molto forte.
tutti avevamo la testa per vincere, quindi se vincevamo di uno, due o tre, qualsiasi numero fosse, la vittoria è la più importante. Mario, poi il mercato di gennaio porta nuovi rinforzi importanti alla squadra come Van Bommel, Emanuelson e Cassano. E alla 27esima giornata arriva il 3-0 al Napoli, che distanzia ulteriormente un'altra pretendente allo scudetto, oltre all'Inter, che poi sarebbe arrivata a dare fastidio al Milan, ovviamente, qualche giornata più avanti. Qual era la forza, secondo te, di quella squadra? Perché in quell'anno il Milan ha vinto tutte e quattro le partite contro diretti avversari per lo scudetto, quindi contro Napoli e contro Inter. Qual è stata la vostra vera forza, secondo te, in quella stagione? Credo che questa forza era le uomini, iniziando della società, iniziando del mister e tutti i giocatori che avevamo un spogliatoio così forte. Allora, quando è arrivato Emanuelson, quando è arrivato Van Bommel, è arrivato Cassano, si hanno inserito benissimo, perché questa squadra faceva che tutti si inserivano bene, perché era veramente un spogliatoio di gente con voglia di vincere. Allora, quando arrivava qualcuno, questa voglia di vincere era trasmessa subito, per cominciare a giocare e non pensare io arrivo di qua, no, andiamo a giocare, andiamo a vincere. Alexandre, poi arrivano 12 risultati utili consecutivi all'interno di quel girone di ritorno, prima della sconfitta di Palermo, che avvicina l'Inter alla vetta della classifica, a quel momento occupata proprio dal Milan, a meno 2, con la possibilità di sorpassare nel derby. Ma quel derby lo avremmo vinto noi. Come avevate preparato quella partita? Perché non era semplice arrivare a quello scontro diretto con un Inter lanciata e con la possibilità ovviamente di sorpassarvi, e con voi che dovevate gestire ovviamente comunque tutto questo e cercare ovviamente di allontanare quel tipo di minaccia. Che cosa ricordi di quei momenti? Bene, mi ricordo anche quando tu hai detto prima, abbiamo preso una botta contro il Palermo, tutti aspettavano che Milan vai a vincere, Milan prenderà ancora dei punti, e lì abbiamo preso una botta che ha fatto dire, guarda, ma cosa succede? Cosa succede in questo momento? No, perché Inter sta venendo, sta vicino a noi, e se loro vincono sarebbe un casino. Poi in quella settimana lì, no, prima della partita di derby, tutti ad allenare forti e provare di dimenticare la partita contro Palermo, però io, parlando per me stesso, non dimenticavo, perché prendere una botta prima di un derby sarebbe, mamma mia, dobbiamo vincere per forza, perché se no non possiamo uscire di casa. Però dopo siamo entrati, mi ricordo fino a oggi, anche l'altro giorno Abia mi ha detto, io sono arrivato da lui, ha detto, Abia, chiudi la porta per favore, chiudi, che io là davanti io ci provo a fare, io ti farò dei gol. E dopo 47 secondi io passo a Gattuso, Gattuso passa per Robinho, Robinho prova a fare un giochettino e la palla rimane ai miei piedi, io faccio il gol dopo 47 secondi e lì, sai, esce una cosa e dico, questa partita sarà nostra, quindi si vedeva, anche io ho guardato l'altro giorno, che abbiamo fatto bene bene la partita, poi abbiamo fatto il 2 e poi è entrato Cassano e ha fatto il gol nel rigore e lì è stata una partita strepitosa, vedevamo che guarda, questo scudetto non può uscire da nostra mano. E dopo quella sconfitta di Palermo e la vittoria nel derby, sostanzialmente arriveremo fino a fine campionato imbattuti, superando la Fiorentina, la Sampdoria, il Brescia e il Bologna. E riguardo a questa partita, Mario, noi ricordiamo un episodio abbastanza particolare che ti ha coinvolto, perché tu dovevi entrare in campo nel finale di partita per dare una mano alla squadra difensivamente nei minuti di recupero, ma non sei mai entrato. E questa cosa ha causato un po' di panico in generale nei tifosi milanisti, che ti volevano vedere entrare in campo proprio perché stavano soffrendo un pochino questa pressione del Bologna nei minuti finali. Tu ti ricordi un pochino quei momenti, rivivi un pochino con noi e ti ricordi il motivo per cui non sei riuscito ad entrare? Perché il gioco oltretutto si è fermato in più di una circostanza e quindi la possibilità, bravo, di entrare ci sarebbe stata per te. Bravo, certo, mi ricordo bene, Simone, mi ricordo bene, perché come tu dici si è fermato 3 volte il gioco, o 2 volte, questo non lo ricordo bene, e non so perché l'arbitro non mi faceva entrare, e l'arbitro né il quarto uomo né l'arbitro, e io vedevo i ragazzi dentro che facevano forza perché entrare, perché in questi ultimi minuti
è stato difficile per la squadra. In quel momento credevo, credevamo tutti che io potevo dare una mano lì. Non lo so ancora perché non mi ha fatto entrare, ma credo che la palla è uscita due volte. Non ho finito così la partita, meno male, lì fermo e fuori, però aspettando poter aiutare. E arriviamo poi a quella partita di Roma che ci avrebbe consegnato aritmeticamente il 18° scudetto, appunto, nelle nostre mani. Una cosa che chiedo ad entrambi, ovviamente, sono i ricordi di quella serata, l'emozione che avete provato al fischio finale e insomma tutto quello che vi è un po' passato per la testa. Alex. Bene, lì sono tanti ricordi, no? Mi ricordo che quando ha finito la partita tutti siamo entrati nel campo, no? Siamo abbracciati, però sai, io non capivo la importanza che era vincere quello. Poi col tempo, sai, ti vai entrando nel cuore, nella testa, vai vedendo come essere molto, molto importante vincere un campionato in Italia, poi col Milan. Io mi ricordo tante cose fino ad oggi, no? Perché quando vado in Italia o da qualsiasi paese sono dei milanisti che dicono no, tu hai vinto il campionato. Quindi ci sono tante delle cose che dopo quella partita di Roma mi ha fatto capire tante delle belle, belle cose. Poi mi ricordo anche che Cassano faceva un'intervista, arrivava Ibra che dava un calcio nella sua faccia e diceva, c'era anche Oddo che loro hanno fatto una scommessa con lui se lui girava intorno al campo, no? Sulla pista quella degli atleti, guarda, vogliamo vedere se riesce a fare, lui correva senza maglia, quindi è tante belle cose. Mi è capitato l'altro giorno di guardare le foto di quel periodo, quindi dopo quel fischio dell'arbitro è stata una cosa strepitosa che rimane fino a oggi nel mio cuore. Chi è che ha festeggiato in maniera più folle quello scudetto? Credo che abbiamo festeggiato tutti, però lo abbiamo fatto lì allo stadio. Poi abbiamo arrivato in albergo e eravamo tranquilli, veramente. Non abbiamo festeggiato niente in albergo. Abbiamo fatto tutto in campo, con i tifosi, facendo noi tutte cose in campo. Credo che abbiamo stato praticamente 2 ore in campo, 2 ore dopo aver finito la partita. E poi, come dice Ale, noi si capiva bene. Quando siamo arrivati a Milano, prima l'ultima partita che abbiamo fatto, tutto il passeggio per il centro di Milano, veramente abbiamo capito che cosa abbiamo fatto. Avere festeggiato con i nostri tifosi è stato bellissimo. Eravamo veramente tutti lì nel bus a festeggiare e lì veramente ci abbiamo compreso la magnitudine, come dice Ale, di quello che abbiamo trovato, quello che abbiamo conquistato. Per me posso dire che fa parte della mia pelle, no? Perché io sono arrivato piccolissimo lì, avevo 17 per 18, poi sono arrivato quando c'erano tanti idoli, no? C'era dei esempi come era Ronaldo, no? Ha preso pure, sai, Ancelotti, quello che ha vinto tutto, sai? A mettere la maglia, arrivare nella partita e provare sempre da vincere. Poi 2010 lì è arrivato l'anno che ho vinto, sai? Avevamo una squadra bellissima, tutti i giocatori sempre con la voglia di vincere. Quando abbiamo vinto lì, ho fatto, mamma mia, guarda, era un peso mettere perché la maglia, perché si vedeva quanto era importante, perché come diceva Mario, quando siamo arrivati a Milano, siamo andati a Duomo, pieno di gente, che era bellissimo, sembrava una cosa d'altra parte. E vorrei ancora che il Milan possa vincere il più presto possibile ancora un scudetto, perché auguro ai giocatori che giocano lì oggi, perché è una emozione unica. Abbiamo fatto un anno bellissimo, che resterà sempre nel mio cuore, perché eravamo veramente una bella famiglia quell'anno del Milan. E questo, quando tu riesci a fare una famiglia, è più facile trovare trofei, trovare campionati, trovare titoli. Ogni partitella era un casino, perché tutti volevano vincere le partitella,
E quando tu hai questa voglia di vincere, quando tu hai questa famiglia dentro in spogliatoio, fuori in campo, fuori in allenamento, tu hai praticamente tanti, tanti possibilità di vincere, come è successo. Mi ricordo che eravamo lì al ristorante lì del Milanello. Ti ricordi che c'era il Mario? Ricordo, claro, mi portavano sempre il Mario Jeffe. Il gelato con Nutella. Sempre dopo mangiare, io prendevo un gelato di vanilla, si dice, no? Vanilla? Sì, vanilla. Con un po' di Nutella sopra. E tutti ridevano, dai, sì, prende questo, fatto, Thiago Silva, Cassano, sì. Tutti ridevano di queste cose, Gattuso, tutti ridevano, va bene. Poi, alla fine, quando eravamo a marzo, aprile, tutti prendevano quello. Non lo so se lo facevano perché vincevamo le partite, allora, io prendevo questo il giorno prima, vincevamo le partite l'oltregiorno, e all'inizio, credo, mangiava da solo questo. Poi, alla fine, erano tanti a mangiare questo stesso gelato Mario Jeppes, perché secondo loro questo gelato ci faceva vincere le partite. Io non credo. Questo era il pensiero di questi qua. Però è vero, non no, lo ricordavo. Però era divertente perché, sai, è quello che diceva Mario, no? Perché lui prendeva da solo, noi prendevamo sempre la crostata o quelle cose lì. E lui sempre prendeva, lui era diverso, quindi vincevano le partite, c'era lui che prendeva, io dai prendiamo. Poi no, abbiamo messo il nome di Mario Jeffs. Alex, un'altra immagine in chiusura di quel campionato, di quella vittoria dello Scudetto, è la moonwalk ballata da Kevin Prince Boateng durante la festa Scudetto. Come era nata quell'idea? Avevate spinto voi perché lui la facesse oppure lui aveva già organizzato tutto, aveva già deciso che avrebbe festeggiato in quel modo? Vi aspettavate poi che ballasse così bene? Aveva già fatto vedere un qualcosa prima? Boateng piaceva quelle cose lì, no? Ballare, la gente che parlava di lui, la televisione. E quindi lui era un personaggio, no? E quindi cantava molto bene, ballava. E abbiamo detto, guarda, se vinciamo lo scudetto, tu balla in mezzo al campo. E quindi quando abbiamo finito lì, la cosa che lui ha detto dopo la partita, io quando sarà il momento di dare i trofei, di fare la festa a San Siro, io ballo. Quindi lui è la prima cosa che ha detto e quindi hanno realizzato questo. Lui come un giocatore è bravissimo per ballare. Possiamo no, dire qui, sai, possiamo dire qui, ok, balla bene, sai, balla bene, però io preferisco che lui va sul campo meglio che andare lì fuori a ballare. E sicuramente è stato uno dei protagonisti di quel grandissimo successo nella annata 2010-2011 e di quel 18° scudetto. Io non posso far altro che ringraziarvi, Alexandre Pato. Grazie, Alex. Ciao a tutti. E grazie anche a Mario Jeffes. Un abbraccio, Ale. Lo vedo bene, fisicamente sei fornito. Ehi, come e sono posso... bene, Mario, dai, guarda. Va bene, vai. Grazie Simone per pensare a noi e come dici è bellissimo trovarci, grazie Simone e Mario, presto. Grande abbraccio, mi manca tanto, sai, posso dire che prima quando avevi i capelli più lunghi era più bello, però dai, mi diverto a trovare tu qui, hai fatto davvero piacere stare con te qui, anche a giocare con te, sai che qui di questa parte in Brasile c'è un amico, quando vuoi, quando vieni. Un saluto a tu Simone, a tutti i milanesti. Ed è stato bellissimo anche per noi vivere questa chiacchierata insieme. Per oggi è tutto e io non posso fare altro ovviamente che rinnovarvi tutti gli appuntamenti con i canali social e con Milan TV. Ciao!